Nessuna giustizia, nessuna pietà! Affermativo! Si sta nascondendo! Sono Frank, Arasaka, ricordi? Ehi, sì, certo. Vecchio bastardo, ne ha passato di... Ascolta l'intero messaggio, ti prego. Abernathy sta ripulendo il dipartimento. Chiunque non sia al 100% morto. Io sono sulla lista. Non so perché. Sai come funziona, niente prigionieri, niente pensionamenti. Non resterò certo qui ad aspettare il boia. Sto mettendo insieme un dossier. Per fotterla. Ho messo tutti i documenti in un nascondiglio. Se non dovessi riuscire a usarli, riceverai questo messaggio e le coordinate. So che saprai cosa fare. Che
Cazzo. Sono V, dicono che hai un lavoretto per me. Dicono il vero. Mi serve un autista. Per cosa esattamente? No, sai, varie cose. Qualche commissione, qualche amico a cui fare visita. Il solito. Ascolta, mi piace essere diretto, quindi vengo subito al punto. Dicono che sei la migliore qui in città. Il fatto è che mi piace lavorare con i migliori. Ma so che non costano poco. Non scenderò nei particolari, perché se quello che dicono di te è vero, puoi gestire qualsiasi situazione. Quindi troviamo un accordo. Vali davvero quanto dicono, oppure si sbagliano sul tuo conto? Ok, ci sto.
Allora, Japantown, all'ingresso del mercato. Suona un po' il clacson e arrivo. Apprestati. Cansete tus pinches. ¡Salte de ahí, pinche pedazo de mierda! Thank you.
adesso! Sarai lì per sempre, vero?
Ehi, sei V, giusto? Oh, cazzo! Non hai risposto alla domanda? Hai qualcosa in faccia? La granata. Posso chiederti perché? È stato un incidente o roba del genere? Non ci siamo. Mi fai domande personali ma non ti sei neppure presentata. Sei V, giusto? Sì, sono io. Bene, andiamo allora. Dove? A Little China. Ho proprio voglia di pollo con pao. Extra piccante. Ma che sei scema? Torna al volante! Dai, dai, sbrighiamoci! Non ti dà fastidio? Che cosa? La granata. Sai, quella sulla tua faccia. Ti ci abitui. Devo solo fare attenzione a non tirare la spoletta quando mi gratto il naso. Mm-hmm.
quella zona è cambiata molto. Da dove vieni? Dal Brasile. Hai presente? Nel sud. Lo so dov'è il Brasile. Non si sa mai con voi gringos. I Tiger Claws, li conosci? E chi non li conosce? Hai degli amici tra loro? No, perché? Chiedevo solo. Sono un tipo curioso. Ci siamo. Aspettami qui e tieni acceso il motore. Siamo venuti fin qui per un takeaway? Diciamo così. Hai delle granate anche nel culo! Non è il momento di cazzeggiare, vi! No! Ne volete ancora un po', bastardi? Ah! Non male, eh? Sarebbe stato meglio se mi avessi detto fin dall'inizio cosa avevi in mente. È vero quello che dico. Sei brava. Molto brava, cazzo. Ma hai una scopa nel culo. Qui le nostre strade si separano. Buona fortuna, Vi. E rilassati un po', ok? Ora vuoi dirmi di quella granata? Ah, mio fratello mi ha strappato il naso durante una litigata. Con una pinza. Una famigliola felice. Non sai quanto. Avrei potuto mettermene un altro, ma non lo so. Credo che questa sia più adatta al mio stile. Uh-huh. E poi è ottima per rompere il ghiaccio con le ragazze. Hai un po' di cipria per il naso. E funziona? Non direi. E per il mio pagamento? Che vuoi sapere? Eccolo. Come ti ho detto, i migliori non costano poco. Stammi bene, Vi. E occhio a dove fichi il naso.
Certo che ci sta. Con quanta roba. Ah, ti manca il calore del grembo corporativo? Quel brivido di competizione a tutti i costi? Che c'è? Ho un conto da saldare, tutto qui. Ah, lo sapevo! Vuota. Merda. Ciao, Vi. Merda, il tempo vola. La presunta morte non è più quella di una volta. Dove presunta è la parola chiave. Ma Bernati sta ripulendo il dipartimento, ripulendo me. Mi ha tolto casa, conti, impianti. Ma non sono ancora finito. Le dimostrerò che si sbagliava su di me. Dovrà riconoscerlo. Ah, quindi hai deciso di fottere me. Di servirle la mia testa su un piatto d'argento. E credi che Bernati ti riprenderà a braccia aperte? Sì, l'idea è questa. Ora voltati e metti le mani sulla testa. Muoviti! Ecco, vado un po' Ascolta, di fretta. Ascolta, Frank. Non sono nessuno per Bernati. Probabilmente non sa neanche che esisto, se mai l'ha saputo. Stavi cercando di fotterla, Vi. Di eliminarla. Dove credi di andare? È bello incontrare vecchi amici e rievocare i tempi andati, eh? Ah, i cari vecchi tempi. Non sono dell'umore giusto, Johnny. Dovresti. Guarda la tua fortuna. Voglio dire, saresti potuta crollare come lui. Beh, buonanotte, Vi. Io vado a casa. Hai da paura. Hai qualche vestito carino per me? Se i vestiti usati rientrano nella tua definizione di carino, allora sicuro. Cos'è? Là. Che cazzo hai fumato, Jum? Non ho visto niente. No che non l'hai vista. Contatto! Contatto!
Interessante. Ooh.